febbraio 2007. Durante i disordini provocati da frange di tifosi ultras catanesi al termine del derby Catania-Palermo, rimane ucciso Filippo Raciti, un funzionario del reparto mobile della questura di Catania. L'ispettore Raciti lascia la moglie e due figli piccoli. Tutto questo è andato avanti per un pomeriggio e per una serata. Una partita di calcio doveva essere quella tra Catania e Palermo, un derby anticipato ad oggi, perché domenica a Catania si festeggia Sant'Agata. Ebbene, alla fine di tutto questo, per una partita di calcio, c'è un morto. È un ispettore di polizia, l'ispettore capo Filippo Raciti, di 38 anni, sposato e aveva due figli. Si è trovato in mezzo agli scontri, cercava di separare le due tifoserie quando è stato colpito in pieno viso da una bomba carta.